Gentili telespettatori, buona giornata. Continua il calo degli arrivi in Italia. Gli arrivi, parliamo ovviamente in maniera irregolare. E abbiamo, dice Frontex, l'agenzia europea della Guardia di Frontiera e Costiera, dice che nei primi sei mesi del 2024 gli attraversamenti delle frontiere europee sono in calo del 30%. Gli arrivi sono circa 94.000, che è altissimo. Tra le principali rotte migratorie, i Balcani occidentali e il Mediterraneo centrale hanno registrato la maggior diminuzione nei rilevamenti attraversamenti irregolari. Allora, gli arrivi tramite Mediterraneo, diciamo quello più famoso, parliamo di meno 61%, mentre l'arrivo tramite Balcani meno 72%, però abbiamo degli aumenti. Gli arrivi dall'Africa occidentale e la frontiera terrestre orientale rispettivamente hanno un aumento del 174% e del 148%. I cambiamenti più significativi si hanno dalla rotta del Mediterraneo centrale, un calo del, come vi dicevo, del 61% rispetto allo scorso anno. Quest'anno è comunque rimasta la via più attiva con 26.000 arrivi. A giugno il numero degli arrivi è sceso a 4.500 con un calo di oltre il 71% rispetto allo scorso anno. Parliamo giugno 2024, giugno 2023. Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, dice che si conferma l'efficacia delle politiche del governo Meloni sulla gestione dei flussi migratori. Poi ha aggiunto che il merito del governo italiano è stato quello di coinvolgere le nazioni di origine e di transito nella lotta ai trafficanti attraverso soluzioni strutturali come il Piano Mattei per l'Africa, sfruttando il nostro ruolo geopolitico strategicamente importante. Oltre, dice Foti, a contrastare gli ingressi irregolari attraverso i canali illegali, come è avvenuto con l'esposto del presidente Meloni riguardante il Click Day. La lungimiranza di Fratelli d'Italia è stata anche quella di coinvolgere le nazioni europee a sostenere che il primo diritto dei popoli africani è quello a non dover emigrare, potendo trovare nella propria terra le condizioni per la propria realizzazione, con buona pace di quelle forze politiche di sinistra che vedevano nell'immigrazione incontrollata un potenziale serbatoio di voti. Quindi Fratelli d'Italia sta dicendo che il clandestino che arriva era poi un possibile voto futuro per la sinistra, perché in molti hanno sempre commentato che la sinistra è passata dalla difesa degli ultimi, che 30 anni fa gli ultimi erano gli operai, quindi la sinistra era nelle fabbriche, fuori dalle fabbriche, perché gli ultimi erano gli operai. Oggi per la sinistra gli ultimi sono i clandestini. Quindi quello che dice Foti è questo: prima puntavano al voto degli ultimi operai, oggi che l'operaio non è più l'ultimo, anzi guadagna più magari di un impiegato, sicuramente. Oggi per la sinistra, che è scomparsa dalle fabbriche e dalle periferie, oggi per la sinistra gli ultimi sono proprio gli immigrati e sperano in un loro voto in futuro, quando avranno i documenti per poter votare. Per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, il famoso blocco navale subito, dopo le elezioni della Meloni, non se n'è mai più parlato.
Fino al giorno prima delle elezioni la principale promessa elettorale era il blocco navale subito. Dopo le elezioni queste parole non sono mai più state pronunciate dalla Meloni. Non si è mai capito poi perché. Non ha più voluto parlare di blocco navale perché non si poteva fare, non lo voleva fare, costava troppo, troppo rischiosi gli incidenti che potevano avvenire, forse la sinistra si arrabbiava troppo, l'Europa non si sa. Sta di fatto che la Meloni sul blocco navale non ha mai più detto mezza parola. Poi improvvisamente è riuscita a convincere l'Europa a dare dei soldi alle nazioni del Nord Africa, il piano Mattei, alla fine soldi ai paesi del Nord Africa per fermare le partenze. E voi sapete che i soldi muovono tutto, muovono qualsiasi cosa. A questo punto ha funzionato, do i soldi alle persone giuste, o meglio, a buon intenditor poche parole, do i soldi a chi di dovere, do i soldi e li mando nei posti, nei punti giusti, a quelli che devono fermare le partenze, quelli che prima invece favorivano le partenze. Quindi individuo esattamente dove mandare i soldi per fermare le partenze. E così le partenze hanno avuto un calo drastico solo ed esclusivamente per i soldi. Se non fossero arrivati nel Nord Africa i soldi, con le parole non fermi assolutamente nulla. Ma come ben sapete, i soldi hanno un forte potere di convincimento. Si dice che coi soldi si può comprare tutto. Qualcuno dice no, quasi tutto. Dipende dalla quantità. E così, con i soldi, si è comprata anche un quasi totale blocco delle partenze, meno 60, meno 70, si oscilla lì. C'è sempre un 30% che parte da un altro stato, che sfugge ai controlli, e ce ne sono tante motivazioni perché non si riesce a fermare il 100% le partenze. È ovvio che, ma neanche col blocco navale subito si sarebbe riuscito a fermare subito tutte le partenze. Non esiste un qualcosa che ferma al 100% le partenze. Grazie a tutti e arrivederci a presto.